Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sulla mia pagina YouTube. Sono Gabino90, torniamo su Football PES 2021 per continuare il nostro campionato Master, la nostra Master League con il Palermo. Andiamo subito a trattare, perché come potete vedere in alto ci sono i puntini su, vabbè, ufficio allenatore poco ci interessa, gestione squadra, ci sono le trattative, quindi ci avranno richiesto qualche giocatore. Prima però di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, per favore, se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto e di attivare la campanellina. Commentate come state facendo numerosi, vi ringrazio per tutto il sostegno che state dando al mio canale, ma soprattutto a questa carriera con il Palermo che sta andando veramente molto molto bene. Detto questo, ci arriva l'offerta del Frosinone per Russo e di Teixeira della Samp per Teixeira. Forse riuscirò a parlare quest'oggi. Io ragazzi li andrei a vendere, tanto non li facciamo giocare. Non andrei neanche a trattare, perché poi si sa come potrebbe andare a finire, quindi non voglio rischiare questo tipo di rischio. Arriviamo a 5 milioni e 5, amici, arriviamo a 5 milioni e 5. Detto questo, andiamo a affrontare subito la prima partita di questo episodio. Si gioca con una leggera nevicata qual del Duca, misto acqua, è una via di mezzo sembra. Andiamo subito ad affrontare questa partita che per noi è fondamentale. Va bene che per noi ormai ogni partita è importante, ma veniamo da correggetemi se non sbaglio, da mamma mia, da 8 risultati utili consecutivi, quindi stiamo facendo fin qua un buon cammino nelle ultime partite. Però c'è l'Ascoli che attacca e arriva subito il gol con Ricci. Andiamo subito sotto ragazzi. Ottavo minuto nel corso del primo tempo, l'Ascoli è subito in vantaggio, però noi ci riversiamo già dall'altra parte, non riusciamo però ad passare oltre la tre quarti campo bianconera. Questa situazione la recuperiamo, però c'è Fagioli che è partito ragazzi, è partito Fagioli, è da solo Fagioli, destro, la gran parata dell'estremo difensore bianconero, le ali, calcio d'angolo per noi. Rispondiamo all'1-0 dell'Ascoli dopo 5 minuti con questa conclusione di Fagioli. Peccato, poteva concludersi meglio. Calcio d'angolo battuto da Fagioli. Palla toccata per Odier, viene addirittura anticipato con una zona del campo nevralgica, perché adesso riparte l'Ascoli, siamo un po' scoperti. Fortunatamente il picchio torna indietro e quindi noi ci possiamo sistemare tranquillamente. C'è l'errore di Tavkar sulla pressione di Brunori. Cosa stava per combinare il difensore centrale dell'Ascoli, che ha rischiato tantissimo. Ora rischiano un po' perché stanno cincischiando, come si dice, in fase difensiva, e noi ne approfittiamo. No, non ne approfittiamo, perché andiamo a sbagliare anche noi questo servizio per Fagioli. Riparte l'Ascoli con Paganini sul settore centrale del campo. Saric prova ad impostare, torna sempre dietro l'Ascoli. Dorazio va a cercare Donis, palla in verticale per Saric. Ricci, occhio al picchio, brava la retroguardia del Palermo che la va a recuperare con la Padula. Va a toccare per Ollikainen, non sale nessuno, quindi dobbiamo ricominciare da dietro allargando il gioco in direzione del nostro terzino sinistro Giron, che avanza a grandi falcate. Giron, palla per Brunori, di prima per Floriano, va a toccare per Fagioli. Incredibile, andiamo a passare il pallone addosso alle gambe di giocatori dell'Ascoli. Riparte l'azione bianconera con questo lancio sul palo più lontano. È rimessa atrale per noi, però dai, forza ragazzi, 34 sul cronometro, 1-0 Ascoli. Andiamo a sbagliare, non mi ero accorto stavolta sinceramente del giocatore lì in mezzo al campo, mi sembrava addirittura l'arbitro, anche se non è vestito uguale. Starò diventando daltonico, spero proprio di no. Occhio perché c'è Brunori, liscia Salvi, parte Floriano, avanza Floriano, palla dietro per la per Fagioli. Cosa ha preso la retroguardia dell'Ascoli? Finisce qua ragazzi, Ricci porta in vantaggio l'Ascoli dopo 6 minuti di gara e siamo sotto 1-0. Dobbiamo provare a rimontarla questa gara. Brunori intanto fa tutto da solo, Brunori, palla dentro, Fagioli va dalla Padula, prova a allargare il gioco per Ollikainen, non ci riusciamo. Odier
tutto chiuso l'Ascoli, stiamo sbagliando di tutto e di più. Brunori viene fermato così, non c'è fallo sull'attaccante rosanero, quindi Leali, pallone spazzato lungo, Marconi su Ricci, in due situazioni incredibile. Odierno ci mette una pezza lì, non ci mette una gamba, dove poteva arrivarci benissimo Dorazio. L'Ascoli continua con questo giro palla, Donis, Dorazio, torna ancora indietro l'Ascoli, triangolazione che si chiude, Accardi va a chiudere, rimessa centrale per il picchio. Proviamo a ripartire adesso con Ollikainen che avanza velocissimo, palla per Fagioli, Brunori, Floriano, Brunori cerca l'1-2 con Fagioli, non riesce, palla per la Padula, palla dentro, c'è Fagioli, sinistro per l'1-1 del Palermo. La pareggiamo al 75esimo minuto con Nicolò Fagioli. Andiamo a fare i tre cambi nella tre quarti. Angolo per il picchio, il primo della sua partita con Ricci, l'autore dell'1-0 bianconero. Mamma mia, Donis non ci arriva per un soffio su questa palla. Poi Buca la va a recuperare, Maestro prova adesso l'Ascoli ancora con questo fraseggio. Salvi, Paganini, Donis cambia per Dorazio, riescono a crossare, palla dentro, rischiamo, non usciamo più, c'è il momentum dell'Ascoli, c'è il momentum dell'Ascoli che finisce con Floriano, palla per Brunori, la Padula, Brunori, è partito il contropiede del Palermo al minuto 88 con Brunori che fa il cucchiaio. No, cosa ho combinato, non siamo riusciti in questa azione, ma occhio perché Brunori stava per recuperarla e finisce qua. Torniamo sulla pagina principale per andare a vedere le trattative. Ci chiedono per Rotta 360.000 euro, ma noi non lo cediamo. Per l'attacco proviamo il colpo a sorpresa, Mbala Nzola dello Spezia. Comunque è un ottimo attaccante, 25 anni, non costa neanche tanto, 4 milioni. Ci serve come il pane un buon attaccante, 4 milioni e 9, giusto. Contratto 4 anni dovrebbe esserci, aumentiamo poco il, no, oppure lasciamo così perché mi dice che sarebbe soddisfatto di venire da noi. Nzola, ragazzi, visto che non trova spazio allo Spezia, potrebbe trasferirsi da noi al Palermo. Vediamo come andrà questa trattativa. E a sto punto Nzola conosce anche bene la categoria. Qua intanto ci arrivano altre offerte. Bier, 1 milione. Dalla Roma, 1 milione e 6, accettiamo. Vediamo se Nzola lo andremo a prendere. Sì, accettato. Grande acquisto, abbiamo fatto un grande acquisto. Ci rimangono 2 milioni e 2. Con questi 2 milioni e 2 potremmo andarci a prendere addirittura anche Vasquez, se ci arriva un'offerta sopra i 2-3 milioni. Eccolo qua, la presentazione ufficiale con il nostro direttore sportivo. Mbala Nzola arriva a titolo definitivo, contratto quadriennale con la squadra rosanera. Andreoli entusiasta. Chissà se ci sono altre offerte, andiamo a controllare, oppure ci dice che è arrivato il giocatore. Esatto, ci dicono che è arrivato il giocatore. Mamma mia, quanto è forte, non si può non fare giocare uno così, sinceramente è impossibile non farlo giocare. Quindi Mbala Nzola lo mettiamo per il momento al posto di Brunori. Brunori comunque è forte, mi piace come giocatore, lo teniamo in panchina. La Padula al suo fianco. Andiamo a mettere il contropiede ad entrambe le punte. Siamo pronti per andare in campo per la seconda partita dell'episodio. Il neo acquisto Mbala Nzola, preso dallo Spezia per 4 milioni e 5. 4 milioni e 6 sono quelli all'incirca le cifre dove abbiamo preso Nzola, di cui abbiamo preso Nzola. Un duo lì davanti con
con la Padula che potrebbe far paura alle difese della Serie B, perché non è male come duo d'attacco. Occhio perché il Sud Tirol, mamma mia, con De Marchi, se non vado errato, va a prendere questa palla altissimo. Anzi, Galuppini, scusatemi, non era De Marchi, Galuppini, che ha rischiato di metterla dentro. Qua c'è un errore in fase di impostazione di manovra. La recupera il Sud Tirol con Odoku. Palla dentro per Boltan. Torna Giron su di lui. Palla dentro. Occhio all'attaccante del Sud Tirol perché è altissimo. Di testa può far male. Ollikainen, palla per Fagioli un po' lunga che la tiene in gioco, la Padula, Nzola, 1-2 che va a buon fine, Gianluca la Padula, sinistro, troppo centrale la conclusione dell'attaccante rosanero, bravissimo Nzola che va in pressione sul terzino destro biancorosso del Sud Tirol, rimessa dal fondo per la squadra di casa, pallone toccato lungo, Galuppini di testa ci arriva ma sbaglia il servizio, Fagioli la va a recuperare, Ollikainen. Palla in verticale, la Padula si fa vedere Nzola, la stoppa, fa correre Floriano, palla dentro per la Padula che non anticipa ancora Floriano destro, la parata dell'estremo difensore del Sud Tirol. Che occasione per andare sull'1-0, la seconda palla gol in pochi minuti, occhio perché c'è il contropiede del Sud Tirol, ma bravissimo Somma che va a chiudere bene sul suo diretto avversario, poi qua la rischiamo un po', bravo Pelagotti con calma a rimettere in movimento Giron sul settore di sinistra, proviamo adesso ad avanzare. Palla dentro per Fagioli, allarga per Ollikainen, brutta questa palla. Brutta questa palla di Fagioli, riparte il Sud Tirol con Casiraghi sulla corsia di sinistra, palla dentro sporcata da Doda, anche lui sarà da cambiare, terzino che non mi piace sinceramente, però ora occupiamoci di questo match. Binetot, Galuppini tocca indietro per Fink. Insiste sul Tirolo, Odoku sulla corsia di destra, viene pressato, rischia tanto, se la cava così, bravissimo Floriano addirittura a dare una mano in fase difensiva, è partito il contropiede del Palermo, Floriano, parte anche Nzola, al suo fianco arriva Ollikainen, Ollikainen, palla dentro, Floriano, destro sul fondo, mamma mia che occasione, sui piedi di Floriano, vicini ancora all'1-0. In contropiede dopo una bella triangolazione con Ollikainen, non siamo riusciti a metterla dentro. La terza palla gol di questo primo tempo. Fagioli, abbiamo spazio. Fagioli, palla dentro. La Padula, stop destro, palo incredibile. Decimo palo di questa stagione. Poi Nzola, mamma mia, che numero! Palla dentro, sporcata. Palla indietro, Floriano. Destro da lì si oppone Poluzzi. 47 sul cronometro, ormai finisce qua il primo tempo. Che occasioni che abbiamo avuto, anche il palo con la Padula, sfortunati, stiamo giocando benissimo. Secondo tempo che inizia in questo istante, la Padula di prima Fagioli, è partito Nzola, lo ha visto la Padula in Nzola, mamma mia, partito, va via Nzola, prova a farsi strada su due difensori del Sud Tirol, questa volta non riesce a sfondare però l'attaccante rosanero Fagioli di prima intenzione Nzola, prova la finta, si sposta la palla sul mancino, fermato Floriano, Nzola, Nzola prova a girarsi sinistro, ribattuto, quante maglie bianche a difendere Giron, palla dentro, mamma mia, viene sporcato. C'era Floriano lì in agguato, viene sporcato da un giocatore del Sud Tirol. Questo traversone di Girone, Odunku. Prova adesso il Sud Tirol che rischia tanto, va a perdere palla. Bravissimo Floriano, contropiede per noi, dentro l'area Floriano. Floriano spintonato, non riesce a resistere. Quanto ha rischiato Odunku, quanto ha rischiato Odunku, giallo, anche lui qua. Poi Gatto di prima intenzione, va a chiudere su di lui per rotta. Poi Ollikainen prova a dare questa palla in verticale per la Padula, sporcato da un giocatore in maglia biancorossa, rimessa per noi, 62 sul cronometro, 0-0 tra Sud Tirol e Palermo.
Bella partita. La Padula la va a controllare. Va a servire Doda. Mette questa palla dentro. Zola! Non è rigore. Non è rigore. Fagioli prova a sinistro a giro. Murato. Clamoroso perché lì forse ci poteva stare il calcio di rigore su Nzola, atterrato, non fischiato fallo. La Padula non si intende con Fagioli che stava andando dall'altra parte, insiste però il Palermo che va a recuperare palla con Doda, va a servire Ollikainen di prima per la Padula, palla dentro per Fagioli ma è finito e fuori gioco il nostro attaccante per cercare di scardinare la retroguardia al Südtirol e portarci a casa questa partita. Boscati cambia gioco per Odonkho. Il Südtirol nella ripresa non si è mai visto. Bravo Giron che va a sradicare palla sul diretto avversario. Fagioli prova ad avanzare. Fagioli tocca per Odier. Di prima per Brunori. Ha penetrato in campo la Padula. La va a controllare. No! Erroraccio di Gianluca la Padula che poteva trasformarsi in un contropiede incredibile. Con Nzola, tu per tu col portiere. Nzola, Brunori. Di tacco va a servire la Padula che protegge palla, allarga per Warrington, palla dentro, Zola, no, era Brunori, scusatemi, era Matteo Brunori che non inquadra lo specchio della porta. Incredibile che partita. 0-0. Proviamo ad alzare un attacco in questo finale che si prevede incandescente. Casiraghi prova a tornare indietro, Fink viene pressato da Odier, rischia molto il giocatore del Südtirol, poi Casiraghi, c'è Marconi su di lui, deve tornare da 28, palla dentro, colpo di testa di Charpentier, la palla viene recuperata da Pelagotti che rimette in moto, forse troppo velocemente, esatto. Molti errori adesso, però Odier la va a recuperare, va a servire Fagioli di prima per Brunori. Nzola. La Padula, Nzola, palla dentro, Brunori la va a controllare, allarga per Fagioli, sinistro! Sul fondo di Fagioli, potevo controllarla, si poteva fare meglio in quella circostanza. 0-0. Proviamo a metterli tutti in avanti, ma mi sa che finirà qua questa partita, almeno che di clamorosi colpi di scena. Finisce 0-0, ma quanti gol ci siamo mangiati. Siamo in campo per l'ultima partita, si va al Tardini per Parma-Palermo. Valente va a toccare per Brunori, Valente chiede l'1-2. Si ferma Valente, palla dentro per la testa di Brunori anticipato. Floriano, prova al destro deviato da Corbeau, calcio d'angolo per noi, tredicesimo sul cronometro. Dalla bandierina Warrington c'è Brunori, la palla è per Floriano che prova a calciarla al volo, non lontano dalla porta, difesa da Colombi. Rimessa dal fondo, battuta dall'estremo difensore Parmense, palla per Inglese, di testa va a toccare però per un nostro giocatore Odier, Warrington, va a servire ma non arriva questa palla Nzola, Inglese, prova il Parma, siamo già dall'altra parte, occhio alla squadra emiliana perché sa far male con i suoi elementi, Vasquez all'andata finì 0-0, Inglese destro da lì, da fuori, Pelagotti, esce senza problemi. Marconi, Odier, palla di ritorno per Warrington, contropiede per il Palermo, Warrington, peccato, prova a vincere il duello, poi fisico, non riusciamo a recuperare questa sfera, Brunetta chiede l'1-2, Tutino, va a buon fine, Tutino entra dentro l'area di rigore, cambia gioco, bravissimo, Somma a recuperare un pallone importante, a far ripartire Odier, palla per Inzola. Che la controlla, aspetta l'arrivo di Floriano, contropiede per il Palermo, Floriano, Nzola chiede l'1-2, chiude bene Osorio però in quella zona di campo, allontana la difesa del Parma, Odier allarga per Valente, non si chiude la triangolazione, poi Marconi in anticipo su Tutino, esce male però il difensore, gran botta, la gran parata di Pelagotti che ci salva dall'1-0 del Parma. È andata bene in questa occasione. Ancora Parma, non riusciamo ad impostare un'azione offensiva, non riusciamo più a riuscire. Tutino, palla per Brunetta, attacca il Parma da destra, entra dentro Brunetta, palla crossata per Inglese, anticipato Tutino, Odier la sporca, poi
anche la retroguardia del Palermo ci mette del suo. Calcio d'angolo per il Parma al primo di questa partita, quando siamo quasi alla fine di questo tempo, del primo, 40esimo, 5 più recupero, schiattarella dalla bandierina, c'è Vasquez che va a toccare dietro per Zagariz. Mamma mia quanto ha rischiato, mamma mia che rischio. Andiamo a pressare. Qua c'era un fallo enorme sul nostro giocatore, l'arbitro non fischia. Proviamo a recuperarla con la pad, anzi Brunori, Zola. Si chiude la triangolazione, è partito Zola. È partito Zola. Zola, destro, palo! Non ci credo, il palo di Zola che nega l'1-0 al Palermo. Alla fine del primo tempo. Sono senza parole. È riuscita quella palla ad andare sul palo. Portiere battuto. Siamo già alla ripresa. Valente cambia tutto in direzione di Crivello che avanza. Warrington, Zola, palla per Brunori che si gira. Fa correre Valente, viene fermata la diagonale, palla dentro di tacco Zola, destro! Per il primo gol con la maglia rosanero, in bala Zola, si presenta così dopo la seconda partita da titolare. Palermo 1, Parma 0 al Tardini. La sblocca lui, bellissima qua. L'azione che ha portato all'1-0, errore in rimessa del Parma, poi di tacco Warrington. Va a servire Inzola che a tu per tu con il portiere, questa volta non sbaglia. 1-0 per noi, siamo avanti noi al Tardini, qualcosa di grosso, andare a vincere a Parma, ma non è finita, non esaltiamoci troppo. Lancini, proviamo adesso a riproporre l'azione offensiva. Inzola, Brunori, è partito Warrington, lo ha visto. Prova a girarsi Warrington, non sa chi servire questa palla, resiste destro, deviazione, angolo per noi, che siamo e rimaniamo in fase offensiva, cari amici. È una partita bellissima al Tardini, angolo per il Palermo, Warrington dalla bandierina, prova a mettere questo pallone spiovente su Brunori, rischia anche l'autogol, la difesa del Parma in questa circostanza, e andiamo a prenderci il secondo corner, questa volta dalla parte opposta, sempre Warrington dalla bandierina, va a toccare per Floriano che si gira bene, pallone dentro, Brunori anticipato di testa, la recuperiamo ancora noi con Valente, andiamo a cambiare gioco in direzione di Giron, Odier, Giron, la facciamo girare, Zola, palla per Floriano, Osorio cosa ha chiuso, bellissima la chiusura di Osorio, Floriano sarebbe stato a tu per tu col portiere in quella zona del campo, nevralgica del campo. Brunori aspetta l'arrivo di Warrington che avanza, non riesce poi a recuperare questa sfera, sbaglia però il Parma, pallone dentro Brunori, Inzola, stop, sinistro per la doppietta personale con la maglia rosa-nero, in bala Inzola, l'esultanza di Mister Andreoli, 2-0 Palermo, e andiamo a chiudere forse questa partita con due errori del Parma in fase di possesso palla. Qua Inzola carica il mancino per il 2-0 rosanero. Mamma mia che partita, il migliore in campo. Migliore in campo Inzola. Acquisto mirato in poche parole. Un acquisto che al Palermo mancava lì davanti per dare supporto e anche fiato a Brunori e la Padula. Adesso ripartiamo ancora con Valente, contropiede per il Palermo. Valente aspetta l'arrivo dall'altra parte di Floriano, se l'allunga troppo il nostro esterno destro. Riparte il Parma dall'altra parte con Zagaritis che deve rincorrere questa sfera, deve tornare da Danilo. Ora il Parma è pressato, Danilo è pressato da due giocatori rosanero. Ci andiamo a prendere anche la rimessa laterale. Finisce qua il Tardini. Palermo batte Parma 2-0, doppietta del neoacquisto Balanzola. Sì, eccola qua la classifica finale dopo queste tre partite e aver fatto un po' di calciomercato che dovremo andare a finire l'episodio prossimo. Siamo a 31 punti a pari merito col Benevento, a soli 4 punti, anzi scusatemi, a soli 2 punti dall'ultimo posto playoff che ha occupato dal Brescia a 33 punti. Quindi in questi ultimi episodi siamo cresciuti veramente tanto, il Palermo è cresciuto veramente tanto. Ci aspettano queste tre partite dal prossimo episodio. Cagliari, Benevento e Brescia sarà fondamentale perché sono tutte lì in zona playoff. Quindi
sarà fondamentale proseguire questa striscia positiva che non si ferma qua. Grazie di essere stati con me in questo nuovo episodio con il Palermo. Vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti dal vostro Gabino 90.